Benvenuti a Roma, questo fantastico evento, dice questo robottino, ed è fantastico davvero il Rome Cup, una competizione di robotica tra studenti delle scuole superiori italiane, guidati da docenti che non hanno paura di portare i propri studenti nel futuro, quel futuro che sarà il loro mondo e sarà necessariamente tecnologico. Poi l'incontro con le università, con le eccellenze delle scuole, delle università italiane, delle grandi imprese, proprio perché vogliamo parlare ai giovani, la Fondazione Mondo Digitale che promuove questa manifestazione da 15 anni vuole proiettare i giovani verso il futuro. Giunta la 15ª edizione alla Rome Cup, quest'anno partecipano 3.000 ragazzi da 24 istituti italiani divisi in 81 squadre. Si confronteranno su progetti di interazione uomo-macchina, sicurezza negli ambienti di lavoro, intelligenza artificiale, interazione tra scienze della vita e tecnologia. E i vincitori parteciperanno ai mondiali di robotica Bangkok previsti a luglio. Abbiamo fatto questo tappeto che praticamente è un'unione tra la storia e il coding, dove c'è il robot che passa per i vari punti mentre noi spieghiamo la storia. E noi abbiamo pensato come potrebbe essere nel futuro il traffico in città. Le macchine sono a guida autonoma, centralizzate ad un hub principale. Deve fare dei movimenti abbastanza con la musica, però è un po' scoordinato, però ce la può fare.